il nostro unico grande mega capitano Peppe Mascara. Salve, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, momenti rossazzurri. Sì. Subito vorrei però sollecitare l'intervento del nostro capitano anche su un'ulteriore soddisfazione che è maturata proprio domenica scorsa. Cioè, da domenica, Peppe, sei anche sul podio dei pluripresenti rossazzurri in Serie A, a 14 presenze dal primo posto, che è occupato da Vavassori a quota 150, tu stai a 136. Sono sicuramente cose che fanno piacere, però volevo bagnarla con un gol e con una vittoria. Ci abbiamo provato in tutti i modi, anzi, quelle sono le classiche partite che crei tanto e alla fine li perdi, perché la palla non ne voleva proprio sapere di entrare. Però la cosa più importante è che la squadra c'è, anche se nel primo tempo abbiamo un po' tentennato il nostro gioco, però alla fine ne siamo venuti fuori alla grande, creando secondo me tante palle gol che all'inizio di campionato ne venivano meno. Oggi, tra l'altro, le tue occasioni e la ripresa hanno rappresentato motivo di discussione in panchina, no? Perché tu hai svolto il carico previsto proprio per i protagonisti della gara col Bologna, e dopodiché, insomma, in panchina ti sei fermato a guardare il lavoro dei tuoi compagni da bravo capitano e sei entrato anche nel vivo della discussione col presidente e col direttore. Puoi sintetizzarci quello che vi siete detti? Ma il presidente, sappiamo che lui vuole sempre il meglio di ognuno di noi. Si riferiva alla prima occasione che ho avuto nella ripresa, che secondo lui dovevo far scendere ancora un po' di più la palla e calciare in porta. Io gli ho semplicemente detto che lui è aerei, vende lattine di Coca-Cola, ma non si doveva pensare, deve pensare a quello, poi al resto. E però lui cosa gli ha detto? Se sono il presidente vuol dire che ne capisco più di qualcun altro. Avrebbe anche ragione, il presidente ha sempre ragione per definizione. Pep, ti vediamo comunque, e con spessore atletico che migliora di anno in anno, ti vediamo recitare parti diverse. Si dice il vino più invecchia più buono è. No, guarda, no, io non mi lamento, perché ti posso dire una cosa, il mister Giampaolo rispetto a qualcun altro mi chiede di solo accompagnare il mio avversario di fronte. Poi, sai, in certe circostanze ti chiede anche di coprire e di fare tutta la fascia, però non mi posso lamentare, non mi sono lamentato prima e non mi lamento adesso, perché le mie chiare e limpide occasioni per fare gol le ho avute, e forse non le ho saputo sfruttare al meglio, però io per la squadra questo ed altro. L'ho sempre detto, lo sosterrò per tutto il campionato. Questa è una squadra che può fare delle cose importanti, nonché domenica è un test importantissimo, perché vediamo il Catania di che pasta è fatto, se veramente può ambire a traguardi importanti. Se non sbaglio, Peppe, scusami se ti interrompo, a Lecce manca proprio l'uomo d'ordine, no? Giacomazzi sarà squalificato. Non vorrei tornare al solito discorso di prima, ma pensi che cambia qualcosa a giocare a mezzogiorno piuttosto che alle 3? Il Lecce si allenerà, fra l'altro, tutta la settimana, alle 12.30, il Catania soltanto due giorni. Guarda, secondo me non è calcio, perché si ritorna ai tempi dei giovanissimi allievi, quando giocavi alle 11, 11:30. Sai, quando sei ragazzo lo puoi pure fare, però adesso hai i tuoi ritmi, le tue cose. Perché la sera non riesci sempre ad addormentarti alle 9:30, 10, ma sempre verso mezzanotte, l'una, vai a dormire. Se veramente è così, sicuramente la famiglia sarà intorno alle 7, quindi in questi casi è giusto riposare come si deve. Peppe, ci siamo andati vicini. A cosa? Al primo posto. Lo so. Purtroppo non costa niente sognare, perché poi fatta in quella maniera la gara era giusto che almeno per una settimana eravamo primo, pari all'Inter e pari alla Lazio. Non avevamo rubato in queste 5 partite niente a nessuno, perché ce lo meritavamo. Però siamo consapevoli delle nostre forze, perché non provarci partita dopo partita? Come ho sempre detto, il nostro primo obiettivo rimane la salvezza.
e poi perché non provare a qualcosa di più importante. Giampaolo. Chi è? Dov'è? Parliamo di Giampaolo. Ah, ma passo già sotto Giampaolo, scusa. Ne hai avuti tanti allenatori, li inquadri bene, sai. Troppo maniacale della tattica, non c'ero abituato. Però sta facendo bene, ci ha preparato bene. Infatti è difficile fare gol al Catania in fase difensiva. Di davanti noi qualcosa riusciamo sempre a inventare, ma vedere la linea compatta oggi come oggi è molto, molto difficile, perché è un calcio veloce, tanta gente brava che sa giocare a calcio, e lui in due mesi è riuscito a mettere tutto a posto, a sincronizzare il reparto difensivo. Peppe, l'ambiente Catania come è cresciuto in 5 anni di Serie A? Tanto, mica questo lo scopro io, peccato per gli ultimi episodi, che costringe una loro idea e nessuno, speriamo che cambi, di riportare i tifosi allo stadio, perché l'anno scorso ci hanno permesso di fare un'impresa a dir poco impossibile. Ci mancano tutti quanti. Catania è molto, a livello mediatico, è molto, molto particolare, perché chi crea tutta questa pioggia, come tu hai descritto l'ombrello? I giornalisti, no? Perché già il Catania ha dei problemi, il Catania manca questo, il Catania, sì, a Catania manca quell'altro, quindi la società ha ritenuto opportuno prendersi le colpe e non fare capire niente alla squadra, come ha sempre fatto. E poi sappiamo noi quello che ci diciamo nello spogliatoio con la società, e rimane dentro. Però voglio anche dire che quando il Catania va bene tutti vogliono salire sul carro dei vincitori. Quando il Catania va male, i primi a scendere sono quelli che scrivono, caro Angelo. E questo purtroppo è una cosa che ci portiamo dietro, e non si riesce a fare un tutt'uno sia con la società che con la squadra. Perché aspetta, Angelo, questo adesso hai toccato una cosa. Hai toccato, abbiamo vinto una partita contro il Parma, soffrendo, giocando poco bene, dei giornali anche nostro locale ci hanno un po' massacrato. Hai vinto la partita col Cesena, era stato merito del Cesena e non nostro, che eravamo riusciti a giocare così. Ma noi sappiamo anche che nel campo ci sono gli avversari, non è che giochiamo 11 contro 0 e tutto viene alla perfezione. Però bisogna cambiare mentalità. Beh, ti chiedo, è giusto che per reclamare magari qualche concessione in più l'asso calciatori arrivi a minacciare uno sciopero? Vabbè, ma non penso, scusami Peppe, vediamo se ma non penso che lo sciopero sia contro la propria squadra. No. Sciopero, io credo che sia contro un sistema che magari a loro non sta bene. Sicuramente non è stato rinnovato tra l'associazione calciatore e la Lega. Poi ci sono dei punti che nessuno ha mai detto, io non sto qua a dirli perché sono delle cose molto, molto delicate. Ma per alcune cose possono essere anche. Sì, sono giustissime questo. Infatti noi non abbiamo fatto nessuna guerra sui sei punti, ma su due punti che a noi ci stanno bene. Non c'entra niente i soldi non c'entrano assolutamente niente, perché se tu fai un contratto i soldi sono quelli che tu decidi all'inizio dell'anno. D'altra parte anche le società hanno le sue buone ragioni di alcune cose che qualcuno ha chiesto e non darle, però sicuramente i soldi su un contratto non c'entrano niente, e questa è una cosa che a noi ci ha fatto tanto, tanto male, perché non si va a discutere il contratto come si vanno a discutere altre cose.